dal nostro corrispondente nel 1698. Milano, il civennese Giacomo Fioroni, suddito della contea, può essere giudicato a Milano. Il Fioroni è accusato di aver scritto un libello contro l'abate Conte e di averlo affisso sul portone del monastero. Passo ora la linea alla redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Grazie Monica, cari amiche e amici, i rapporti tra la contea di Civenne Limonte e anche Campione non sono mai stati chiari tra la pretesa di indipendenza sotto l'egida imperiale viennese e la richiesta di interventi ducali. Così si spiega perché l'ufficiale regio di giustizia scrive al governatore di Milano in merito al caso del civennese Giacomo Fioroni, con casa e bottega a Milano. Il Fioroni l'anno precedente aveva scritto un libello contro l'abate e il padre procuratore, affiggendolo sul portone del monastero, consegnando le copie al padre portinaio. Lo stesso si opponeva a un processo intentato dall'abate davanti al magistrato milanese, sostenendo di essere nativo di un feudo imperiale, ma secondo l'ufficiale può essere giudicato egualmente a Milano.